Mariano Riggillo, ci mancava ovviamente anche quello che è il teatro, no? In questo bellissimo panorama dei maestri della città di Napoli. Siamo la città della cultura, la città del teatro e lei in questo caso la rappresenta. Rappresenta non soltanto il San Ferdinando, ma rappresenta la storia del teatro. Ce ne ha dato dimostrazione anche questa mattina in conferenza ed è bello averla in questo libro. Io non so quanto, mancava, comunque sono molto contento di esserci, ecco, questo sì, e mi fa molto piacere quello che hai detto. Io credo, chiaramente, non posso non credere che il teatro e la cultura siano assolutamente indispensabili come fatto complementare di una città importante, nobile da un punto di vista culturale come è la nostra città, e quindi mi fa molto piacere di rappresentarla in questo senso. Grazie. E niente, non è il San Ferdinando di cui hai parlato che mi sta tanto a cuore quanto la scuola del Mercadante, no? Vabbè, giusto per l'informazione del pubblico che ci ascolta. Tra l'altro il mattino, insomma, è bello che il quotidiano più importante della nostra città dia spazio, no, a queste rubriche che poi per l'appunto sono state riprese in questo libro. Assolutamente, questo mi piace molto e devo dire che grazie a questa nuova direzione il giornale comincia di nuovo ad essere un giornale all'altezza, diciamo così, della sua storia. Mi ha fatto molto piacere l'accettazione di Barbado su Matilde Serao, di ricordare chi fu, e questo anche perché bisogna sempre sapere alle spalle noi chi abbiamo, chi ci ha fatto, da dove veniamo e come andiamo, questa banale frase ovvia, ma che però ha sostanzialmente una sua importanza. Se noi sappiamo da dove veniamo, sappiamo anche dove dobbiamo andare. In ultimo, in quest'epoca dove sembra che tantissimi ragazzi vogliano subito arrivare al successo, magari attraverso la televisione, lei che per l'appunto ha l'opportunità di incontrarsi con tanti giovani che vogliono invece imparare l'arte del teatro, ce ne sono ancora nella nostra città che hanno per l'appunto questo fuoco, questa passione, per fortuna? Ma in realtà ce ne sono molti. Il vero problema è capire quanti di questi sappiano esattamente la fatica, il lavoro e l'inesauribile, come dire, disponibilità all'apprensione che arrivare ad un bel risultato comporta. Non so se sono stato chiaro in quello che ho detto. Il nostro lavoro e il lavoro, tutti i lavori, intendiamoci, pretendono che si sappia che non si deve mai abbandonare il concetto di studio. Mi spiego, noi, anche io. Questa cosa di cui parliamo e di cui io sono molto contento e molto orgoglioso della scuola di recitazione del Teatro Stabile di Napoli, è una scuola dalla quale io, come si dice anche in maniera ovvia sembra, ma è la verità assoluta, io vado ad imparare dai miei allievi, oltre che chiaramente tentare di insegnargli tutta l'esperienza che ho avuto in 50 anni e più ormai di teatro, però sono momenti di rinascita per me e questo è molto importante.